Noi siamo un istituto per gli adulti nascente, nel senso che questo nostro istituto vede la luce il 1° settembre del 2015, e la regione intera si è appena affacciata a questa nuova tipologia di istruzione. Siamo stati un po' alle prese all'inizio con mille difficoltà di tipo ovviamente anche logistico, di tipo amministrativo, ma questo non ci ha fatto desistere dal partecipare al bando per il confronto, ecco, con l'Europa, con il progetto Erasmus. Siamo ovviamente orgogliosi, orgogliosissimi di fare da apripista, si può dire, per quanto riguarda questo tipo di realtà, perché riteniamo che in particolare la chiave 1, che è quella che ci vedrà alle prese appunto con lo spostamento dello staff, la mobilità dello staff all'estero, possa essere un'occasione meravigliosa di confronto e di apprendimento. In che senso? L'apprendimento delle lingue che apre le porte alla possibilità di un confronto con le realtà analoghe alle nostre, e quindi realtà che si occupano dell'istruzione degli adulti, ce ne sono tante bellissime, meravigliose in tutti i grandi centri europei che ci hanno ovviamente preceduto, che in quanto tali hanno maggiori esperienze rispetto ai bisogni formativi degli adulti, alla capacità della scuola di rispondere a questi bisogni. Noi siamo una realtà che conta 7 sedi associate nel centro di Napoli e a Napoli Est, quindi la Napoli del disagio verso la periferia Est, dove la vocazione principale delle scuole è quella di fronteggiare il discorso degli adulti che a suo tempo non hanno potuto completare gli studi, quindi licenza media e biennio delle superiori per chi da adulto si accorge di avere la necessità di questo tipo di istruzione, mentre per la Napoli Centro abbiamo 5 scuole che si occupano per lo più invece degli immigrati, della questione dell'inclusione, integrazione degli immigrati. E inoltre abbiamo 2 sedi carcerarie, Poggio Reale, affollatissima con 1.000 bisogni specifici, e il carcere di Nisida, carcere minorile di Nisida, anch'esso con delle specificità che mettono in discussione un po' le metodologie didattiche, la capacità di affrontare gli studi, la capacità di interagire. Quindi il discorso il dialogo educativo, l'apprendimento e l'insegnamento che si coniugano per raggiungere e dare risposta ai bisogni più diversi.